TikTok ha lanciato un nuovo video editor dedicato ai brand che vogliono creare contenuti di qualità su questa piattaforma. Come anche TikTok stesso ha detto nella presentazione, loro sono stati una delle prime piattaforme a dare la possibilità a chiunque di creare contenuti. Infatti fino a non troppo tempo fa creare contenuti era veramente costoso e voleva dedicare veramente moltissimo tempo. Infatti tutta l'attrezzatura era molto costosa, avevamo bisogno di persone che andavano a editare i video e così via. Invece grazie a piattaforme come TikTok c'è la possibilità di andare a editare tutto all'interno di un'applicazione. Quindi diciamo che TikTok ha un po' rivoluzionato questo sistema, dando a disposizione di tutti coloro che vogliono risorse e contenuti di qualità per poter creare i propri video. I tre punti chiave di questo nuovo video editor sono sicuramente la flessibilità, per la possibilità di modificare qualsiasi dettaglio del nostro video. Il secondo è la facilità, infatti veramente intuitivo creare qualsiasi tipologia di contenuto. E infine la precisione, perché c'è la possibilità di aggiungere qualsiasi tipologia di musica, testo, eccetera all'interno di ogni singolo video. Per attivare questa funzione ci basterà andare all'interno della piattaforma dedicata alle ads, quindi TikTok Ads Manager, e qui dovremo selezionare Crea video. In basso a destra troveremo la sezione dedicata a questo nuovo video editor. Una volta aperto potremo selezionare da una grandissima libreria che ci metterà a disposizione direttamente la piattaforma, oppure potremo andare a caricare contenuti attraverso la nostra libreria all'interno del PC. A questo punto possiamo inserire la musica, come solitamente si fa in tutti i contenuti di TikTok. Ma la cosa veramente molto innovativa e interessante è il fatto che TikTok, questo nuovo video editor, ci andrà a proporre direttamente dei suoni che secondo i loro algoritmi saranno adatti alla nostra tipologia di contenuto e alla nostra nicchia. Una volta aggiunta la musica, ora andiamo ad aggiungere il testo, quindi come su TikTok è un elemento fondamentale perché ci permette di andare a spiegare meglio il contenuto, ma soprattutto dare diversi stimoli all'utente che sta guardando il nostro video. Ora possiamo andare a modificare tutte le varie funzioni di post produzione, quindi possiamo aggiungere effetti, possiamo andare a usare le nuove funzioni presenti in questo video editor, come ad esempio la possibilità di vedere effettivamente come si posizionerà all'interno dell'applicazione e quindi evitare che magari il testo va a sovrapporsi con dei pulsanti di TikTok. E poi ci sono veramente moltissime altre funzioni che hanno aggiunto attraverso questo video editor, delle quali ho parlato nell'articolo che è uscito sul mio sito. Io sono Federico Rognoni e sono un social media strategist e in questa serie di video sto portando ogni giorno le principali novità derivanti dal mondo dei social. Quindi se vuoi rimanere informato, seguimi sia qua su YouTube che su Instagram, e poi sul sito invece c'è l'articolo più completo. E per il resto quindi ci vediamo domani.